Daniele Mozzoni, vecchia guardia, potremmo dire così, anche se sei giovane, perché sei un 89. Sì. Beh, insomma, giovane. Una volta, diciamo. Scherzo, 30 anni, beato te. Senti, sei fermo da un po'. Sì, dalla partita di Cesena che mi sono infortunato, un piccolo stiramento che ancora devo recuperare, e poi dopo questo infortunio ho avuto un altro piccolo problema al ginocchio, adesso piano piano spero di rientrare il prima possibile. Ecco, tra l'altro questa è una squadra che sta facendo non bene di più, è la rivelazione del campionato, è andato via Liguori. A proposito, contento, insomma, una grande opportunità per questo talentuoso 99, classe 99. Sì, contentissimo per Michael, anche perché io con lui ho un rapporto diverso, quando potevo lo portavo a casa con me, gli sono stato sempre vicino e ci sentiamo tutti i giorni. Fratello maggiore, diciamo così. Esatto. Un grosso in bocca al lupo a lui. Sesta stagione, sei un po' la bandiera del Notaresco, quello che era, se vogliamo, Petronio, lui è stato sì, per tantissimi anni, quindi raccogli un'eredità, se vogliamo, anche pesante. No? Sì, 6 anni che sto qui, anche con Moretti, che anche lui dal campionato d'eccellenza che sta qui con me. Ti posso dire benissimo, io qua ho trovato una famiglia, sto benissimo con la squadra, con la società, con i tifosi, quindi va tutta alla grande. Vogliamo ricordare le tappe della tua carriera? 6 anni tra San Nicolò e Notaresco, poi ho giocato proprio col mister a Fermo, in eccellenza. Era quindi già allenatore in campo? Sì, un giocatore, vabbè, non lo devo svelare il suo valore, però già si vedevano le qualità sia in campo che fuori nello spogliatoio. Quindi io quando ho sentito il suo nome qui a Notaresco ero più che contento, perché già sapevo cosa incontravo. Pensi di chiudere la carriera qui a Notaresco? Guarda, io me lo spero, perché qui sto benissimo con la società, lo ripeto, con anche i tifosi, lì a Notaresco si sta benissimo, quindi firmeresti in bianco? Cioè. Non c'è nessun problema. Possiamo dire a Salvatore Di Giovanni, che adesso è andato via per impegni di lavoro. Sì, sì, ma io qui sto benissimo, quindi non c'è nessun tipo di problema a rimanere qui. No, se vuoi, cioè, mi puoi chiedere a Salvatore. Glielo chiedo tutti i giorni, quindi, quindi lo sa già, quindi non c'è problema. Grazie Daniele, sei stato simpaticissimo. Grazie a lei.